Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Se qualcuno aveva qualche dubbio che in questi ultimi anni la politica non ha fatto granché alla gente e quindi c'era questo allontanamento dei cittadini verso le istituzioni, attraverso la candidatura di Filippo, questo non sta avvenendo perché siete tantissimi. E di questo ringrazio io e ringrazio soprattutto voi. È chiaro che sono emozionato, non parlo in pubblico da tanto tempo, però ho accettato questo incarico molto volentieri. Diremo poche cose perché aspettiamo che parli di Filippo e che ci illustri un po' quello che vorrebbe fare una volta eletto. In aula ci sono tante persone che nel passato hanno svolto ruoli istituzionali, ce ne sono tanti che ancora oggi lo svolgono, e qualcuno di questi vorrebbe fare un piccolo intervento, un breve saluto. C'è il sindaco di Trappia, Leonardo Ortolani, che saluta tutti, siccome deve scappare, gli dicono perché ha gli impegni. Noi lo ringraziamo per la sua presenza e per il contributo che darà a tutti. Diamo la parola a Biagio Sciorpino, ex sindaco di Baglia. Giornata importante. Perché rivedere tante persone attorno ad un ragionamento politico mi fa pensare che la politica in questa città non sia morta, anche se devo dire che in questi 3 anni qualcuno ci ha provato a cancellare il rapporto e la relazione umana, e questo mi vuole da paghese e da ex amministratore. Mi dispiace che qualcuno pensa che la politica sia ancora sporca o che sia solo sporca. Filippo è una dimostrazione diversa, nel senso che lui ha sempre veduto nel sociale della voglia di creare relazioni, cosa che oggi purtroppo, ripeto, la politica pagheria non ci sta regalando assolutamente, questa serenità, questa sensazione di poter ragionare. Non è vero che la politica è soltanto se tu mi dai o ti do, la politica è lo stare assieme, e questa città comunque ha cancellato questa voglia di stare assieme. Non è un caso che in quest'aula ci sono persone che hanno esperienze diverse, esperienze politiche che vanno dalla destra alla sinistra. Non è vero che la politica è lontana, e invece è vero, quando dico che la politica ci può passare dentro il ragionamento per il bene comune. Qualcuno ha dimenticato che il bene comune non è il nostro bene, il mio bene personale. Il bene comune è il bene della città dove io opero, il bene comune è lo stare assieme con chi soffre. Il bene comune è la nostra città, il bene comune è la nostra regione, Filippo. Quello che oggi è mancato per molto tempo è stata l'assenza di una vera voglia di amare, una vera voglia di amare la città di Bagheria, una vera voglia di amare la regione. Qualcuno l'ha calpestato. Qualcuno si fa assumere le responsabilità di aver fatto capire ai giovani che la politica è qualcosa di sporco, qualcosa da stare lontani. Qualcuno si fa assumere la responsabilità di far capire che il sindaco, un buon sindaco, non è quello che dà, ma è quello che ascolta. Non abbiamo più avuto politica che sa ascoltare. Non c'è la politica che dà, che regala. Uno mette la faccia, Filippo ha messo la faccia. L'ho fatto durante la mia esperienza amministrativa, l'ho fatta per un breve periodo anche con l'idea di fare il vice sindaco, ma già Filippo, al di là delle cariche, e ringrazio anche alcuni miei ex consiglieri, amici di avventura, ce ne sono diversi, c'è anche questi già, ho visto Angeloso, ho visto qualche altra persona, e mi scuso se non li ricordo tutti. Però questo ci fa capire che oggi lo stare assieme vuol dire condivisione. Condivisione. Io non volevo neanche parlare, perché mi posso anche devo strappare per problemi familiari. Dico a Giovanni Stefano una cosa, è una persona di grande rispetto degli impegni, Filippo, rispetto della storia della nostra città, della nostra democrazia. Io mi auguro che oggi, al di là di tutti i paesi, io dico sempre di andare a votare, ho detto quando ero sindaco,
andate a votare, anche se non votate, ma andate a votare. Non andare a votare oggi è un calpestare la democrazia. Non possiamo non andare a votare. Oggi abbiamo una buona scelta. Ci sono persone che hanno questa città come fa Filippo Mimmo. E questo io ti sono grato, perché tu ti sei rimesso in gioco come io, mi sono rimesso lì a dire do una spalla, io non ho interesse. Non sono molto di interesse. Non ho ambizione per candidarmi. Ho già detto due volte no, chi non lo sa, lo ringrazio per la stima che mi ha dimostrato. Non ho interessi a fare il candidato da nessuna parte, ma ho interessi a rappresentare questa città, Filippo. Lacerata, calpestata, e purtroppo dobbiamo dire, Filippo, non è più la bagheria che a livello nazionale la si vedeva in modo diverso come laboratorio politico. Mi auguro che con questa candidatura e con tutti quelli che ci saranno ci possa essere un ritorno a far diventare questa città un nostro nuovo laboratorio politico vero. E questo ringraziamento va a tutti coloro che sono qui, agli amici sindaci, a una persona che è andata via, se c'è ancora, il sindaco di Trabia, Leonardo, a Fabio, che in questi 5 anni ha messo da parte la sua famiglia, ha messo da parte il suo lavoro e in più è stato calpestato e maltrattato. Però la tua faccia rimane pulita. Quello che ha fatto Filippo in questi anni è di rimanere pulito, a cospetto di tanti che pensavano che la politica fosse sporca. Grazie Biagio, sempre lucido nell'analisi come sempre. Diamo la parola a Fabio Spadafora, sindaco di Vexeldaccia, che è anche un maratoneta. Lo vedo correre tutti i giorni, è talmente concentrato a correre che spesso neanche vede chi lo saluta. Io sono già quello che lo saluta e lui non risponde. Prego. No, di solito saluto e mi dispiace quando incontrando qualcuno che corre non saluta, perché la cosa più bella è non far mancare il saluto a nessuno, siamo tutti amici. Corre da solo, non ascolta, non è niente, corre da solo. Non ho bisogno dell'ascolto, ancora non è il caso. Devo dire che i sindaci sono ormai diventati i parafulmine della storia, della politica, quindi tutte le colpe sono nostre. In realtà poi non abbiamo mezzi, non abbiamo strumenti, e non riusciamo a fare un granché per la gente. Allora, è successo anche questo a Casteldaccia, succede a Bagheria, succede in tutti i comuni. Non voglio parlare dei sindaci, soprattutto di Bagheria, perché non è il caso. Nella qualità ricopro anch'io la carica di sindaco, e quindi non è giusto parlare di altri. Mi dispiace quando parlano male di me, ma io spesso alzo le braccia perché non ho gli strumenti per dare risposte ai cittadini, e questo è molto grave. Devo dire, Filippo, io ti ringrazio per l'invito, sei una persona che ho sempre apprezzato, sei un giovane e oggi questa gente investe su te perché sta facendo un investimento importante per il futuro. Tu dalla tua hai la giovane età, ma nello stesso tempo hai molta esperienza, hai fatto il consigliere comunale, hai ricoperto delle cariche istituzionali importanti in un comune grande come Bagheria. Potrei dire che Casteldaccia è diverso perché è un comune più piccolino, ma Bagheria è una città e in quanto tale permette ai consiglieri comunali di svolgere un ruolo importantissimo, non solo per la propria cittadina ma anche per tutto l'intorno, l'interland che c'è. Quindi sono contento di vedere tanta gente in questo palco, sono contento che probabilmente, anzi questa volta sicuramente con te, Bagheria avrà di nuovo un deputato regionale che potrà appunto rappresentare oltre che la propria cittadina anche il mio paese o i paesi come Altavilla, come Trabia. Il sindaco era qui e anche lui come me soffre tanto perché non riesce a fare tante cose. Quindi noi oggi siamo qui a prescindere dal simbolo politico che c'è qui. Tu sei al di sopra delle parti oggi, cioè io sono sicuro che ti voterà gente che appartiene appunto a tutti i colori politici, come diceva Biagio, da destra a sinistra. Sarà vicino a te, ti voterà, te lo dimostrerà con l'affetto che ti sta dando oggi, ma te lo dimostrerà anche in futuro. Io non mi voglio dilungare perché appunto aspettiamo
il tuo discorso, aspettiamo che tu ci dica quali sono i tuoi programmi e quello che vuoi fare. Quindi ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e te lo facciamo tutti insieme. Grazie Fabio. Fabio rimane uno dei sindaci che è vicino alla gente, parla con la gente e dice le cose come stanno. Ecco perché qualche volta c'è qualcuno che magari mostra delle critiche. Le persone bisogna dire la verità, quello che fai tu. Massimo Cerani, consigliere comunale del Comune di Bagheria. Ho promesso a Mimmo di essere veloce e sarò veloce. Intanto voglio iniziare ringraziando a Filippo. Ringraziare a Filippo perché oggi mettersi in gioco in questa politica non è facile. Filippo ha accettato di candidarsi creando un gruppo che mi auguro che rimane compatto per portare a termine anche altri lavori che abbiamo intenzione di fare. Oggi deputato, comincia Filippo a dare dignità a questa figura, deputato regionale, questa bandiera è importante, quindi iniziamo già con questo, che non è poco, la Sicilia merita, è stata calpestata Bagheria, è stata calpestata la Sicilia, diamo merito ai siciliani, rappresenta tutti noi, e cerca di essere anche il deputato diverso, non fare come molti pensano, cerco voto e poi non c'è più, tu sei un bagherese, noi ti conosciamo, quindi lavora e ricordati sempre del gruppo che ti ha appoggiato e che ti porterà fino alla fine l'aiuto, noi non ti abbandoniamo, tu diventa deputato e noi saremo con te, grazie. Grazie Massimo. Breve saluto lo farà Nicola Tomasello, il dottore Tomasello, per noi Nicoluccio, grande esperto di politica, fa politica quando è giovane, ha ricoperto diverse cariche istituzionali e ruoli importanti. Guardate amici, è stato capogruppo della Democrazia Cristiana quando la Democrazia Cristiana aveva qua. Oggi c'è poco di politica nel mio intervento. E anche nella vostra presenza c'è poco di politica. Io qua vedo una grande carica emotiva e affettiva che, credetemi, è difficilissimo oggi in Italia avere per un politico, per un candidato alle elezioni. Oggi la gente si gira dall'altro lato quando incontra i politici. Se va al bar non gli offre il caffè ma fa finta di non vederli. Oggi avere tutta questa gente qua, e io vi conosco quasi tutti, per un fatto affettivo come il mio. Io sono qua semplicemente per un fatto affettivo, mi lega a Filippo quasi un secolo di rapporti della mia famiglia con la sua famiglia, l'ho visto nascere, so, permettetemi di dire questa cosa, Filippo è un cavallo di razza, questo Filippo ti carica, non ti deve caricare di orgoglio, ti deve caricare di responsabilità, perché oggi se il grande passo lo facciamo e lo faremo Filippo, perché da quello che vedo hai tutte le condizioni per farlo, oggi tu sarai il deputato di un comprensorio che è il più difficile che c'è, oserei dire, in Italia. Non so se avete sentito fino a ieri che è stata ritirata una pubblicità di un'auto perché la magistratura l'ha ritenuta palesemente lesiva dell'onore dei siciliani. Questo c'è in giro in Italia, questo c'è in giro in Europa, per cui devo dire oggi fare il deputato regionale di questo comprensorio non sarà facile. Filippo ha tutte le carte in regola, ha la moderazione, l'equilibrio, che è quello che manca di questi tempi, l'equilibrio per poterlo fare. Come dire, ha imparato tanto dalla sua famiglia, da chi ha fatto politica, non nomino nessuno perché altrimenti la carica emotiva arriva a mille. Però permettetemi di dire solo due cose, ripeto, sono considerazioni personali e non politiche.
Filippo, questa amministrazione regionale deve essere rifondata da zero. Oggi, in questi giorni, proprio oggi anzi, si vota l'allargamento dei poteri dei due regioni italiane. Ebbene, la Lombardia e il Veneto oggi andranno a votare per avere poteri che noi in Sicilia abbiamo da un secolo e non l'abbiamo saputo sfruttare. La nostra autonomia c'è da sempre. Allora il problema qual è? Il problema è avere classe dirigente capace. E anche i bizantinismi giuridici che ancora abbiamo in Sicilia, ancora i consigli comunali votano i piani di lottizzazione, quando da Reggio Calabria a Bolzano queste cose non li deve votare il consigliere comunale. Noi ci siamo trovati ad affrontare queste cose, questa è stata la nostra classe dirigente, questo è stato il passato vituperato quanto volete, con gli errori che volete, ma ci siamo trovati di fronte a queste cose. Ora i giovani che vogliono cambiare la Sicilia devono superarle queste cose. Giuridicamente la Sicilia ha bisogno di dimezzare la metà delle leggi che ha. Io qualche giorno fa parlavo con il candidato presidente della regione Musumeci, mi diceva: probabilmente non avrò la maggioranza in aula come non l'ha avuta nessuno la maggioranza in aula in questi ultimi anni. Questo lo sapete che significa? Che un presidente della regione, con tutta la bontà dei programmi che ha, quando deve andare a fare il bilancio deve andare a fare i conti con il singolo deputato regionale. Questa è la Sicilia. Se noi non abbiamo la forza di cambiare questa Sicilia, potrà venire Musumeci, che è una persona, vi devo dire, determinata e che ha dimostrato di sapere fare a Catania come presidente della provincia di Catania, ma neanche lui riuscirà a fare niente per noi, che questo poi si traduce nel fatto che i nostri giovani devono andare fuori, a cominciare dai figli di Mimmo, a studiare, ad andare fuori. Quindi voglio dire, il fatto che oggi c'è la crisi dei partiti, non ci sono simboli, che Filippo Tripoli è candidato di una lista, diciamo, civica, si trova più libero anche nel determinarsi rispetto a queste cose. Io non so quale sarà il tuo programma, Filippo, è chiaro che i programmi sono tutti belli e le tue intenzioni sono le migliori, però prima di tutto cercate con gli altri, che se io sono convinto e tu sarai della compagnia, di trovare gli strumenti giuridici per cambiare una Sicilia che oggi va a 10 all'ora, mentre dalla Catalogna in su vanno a 1000 all'ora. Quelli vogliono essere autonomi, indipendenti, perché non hanno bisogno dell'Europa, perché l'Europa è stata solo una zavorra per loro. Dico l'ultima, Mimmo, e finisco. Noi con l'Europa abbiamo subito che le nostre arance non si possono commercializzare perché il Marocco deve commercializzare le nostre arance, che non si può fare la pizza con il forno a legna perché è cancerogena mentre tutto il mondo la fa, che noi non possiamo fare sovrapproduzione di agrumi, che i nostri ragazzi non possono andare fuori se non più che un certo numero, adesso c'è il numero chiuso anche per l'Erasmus. Se non cambiamo queste cose, se non abbiamo, quindi Filippo, dico, vado disordinatamente per dire quante più cose possibili. Quindi Filippo, il fatto che non avrai un partito alle spalle ti consentirà di autodeterminarti e di proporre come sempre hai fatto. Io ti ho seguito in consiglio comunale, tu sei uno che non elenca le cose che non vanno, ma che dà risposte. E un politico non deve elencare, lo sappiamo tutti, le cose che non vanno, deve trovare le soluzioni, e tu in aula consigliare spesso e volentieri con le tue proposte, le risposte, le soluzioni le hai trovate. Quindi in bocca al lupo, Filippo. È Vulcano, ha una rabbia dentro, Nicola, come tanti altri di noi, per le cose che non sono andate bene. Nino Sirchia, dirigente del partito. Parlare di un amico è sempre difficile, perché si rischia di essere coinvolti e di essere faziosi nelle scelte. Però in questo caso Filippo mi agevola, perché per ognuno di noi parla la sua storia. A pochi dovrò presentare qua dentro Filippo, che sappiamo essere un ragazzo già impegnato nel sociale, nelle istituzioni, quotidianamente, a prescindere se ha ricoperto o meno incarichi sia di governo sia di opposizione all'interno delle istituzioni di Bagheria. Ora, la vera mia paura di queste elezioni non è il risultato che Filippo possa fare, del quale sono certo che sarà travolgente, perché Filippo è un ragazzo che merita, che ha sempre lavorato sul territorio, e che il territorio non potrà che rispondere bene a questa, perché va premiata questa presenza e questo suo interesse.
Noi però oggi abbiamo un incarico speciale, una responsabilità nostra, di tutti qui presenti e anche di chi oggi non è riuscito a venire. La nostra vera paura si deve chiamare astensione. Questa dobbiamo combattere. Dobbiamo spiegare alla gente che il 48% degli elettori della scorsa volta hanno eletto, non andando a votare, l'attuale presidente della regione, che credo sia il peggiore che sia esistito da quando la Sicilia è stata concepita dal creatore. Allora noi oggi dobbiamo avere una responsabilità in più. Dobbiamo spiegare alla gente che che la politica può avere ancora un senso, e questa domenica e questa sala mi spiega che ancora c'è speranza per questo termine. La politica oggi deve riacquisire il proprio valore, ma noi prima di tutto dobbiamo imparare ad amarci di più, dobbiamo imparare ad amare la nostra terra, dobbiamo imparare a proteggere le cose in cui crediamo e le persone che vogliamo dentro le istituzioni. Dobbiamo imparare a proteggere questo senso di idea, di politica, che ancora oggi deve avere e può avere un senso. Noi dobbiamo impedire che un altro Crocetta possa accadere nella nostra terra, perché quando l'astensione è così alta, la colpa è nostra, non è di un altro pianeta o di un'altra terra o di altri elettori, siamo noi che non siamo stati capaci di contrapporci a questo nichilismo. Dobbiamo reagire a questo, perché chi vuole bene protegge, e proteggere è la più bella declinazione del verbo amare. Grazie a tutti. Grazie Nino. A proposito del presidente Musumeci, abbiamo qua Carlo Grillo che ci porta i suoi saluti, visto che lui non è potuto essere presente. Prego Carlo. Buongiorno a tutti. Per chi non mi conosce, io mi presento, Carlo Grillo, sono stato assessore, sono stato consigliere a Bagheria e conosco la realtà di Bagheria e conosco uomini e fatti di Bagheria. Purtroppo il presidente Musumeci non può essere ovunque. Voi sapete benissimo che è in giro per tutta Bagheria e non sta trascurando nessuno. Se io oggi sono qui a portare i suoi saluti è perché è un segno tangibile della sua partecipazione ai lavori che si stanno effettuando, in particolare a Bagheria. Bagheria è una città a cui il presidente Musumeci tiene tantissimo. Per chi non ha avuto il piacere di conoscerlo, Musumeci è stato il più giovane presidente di provincia d'Italia. È stato eurodeputato e adesso, fino a poco fa, è stato presidente della commissione antimafia alla regione Sicilia. Musumeci conta tantissimo sull'apporto di quanti vogliono il bene della Sicilia, e per dire una frase, o meglio una sola parola che ha detto Nicolucci Tomasello, bisogna rifondare la Sicilia. Ci ritroviamo con una regione ormai trasformata in un cumulo di cenere. Crocetta è stato il peggiore presidente che la regione siciliana possa avere mai avuto. Adesso il compito di rifondare la Sicilia spetta a Musumeci e a uomini che, come Filippo, sono sicuro che faranno il bene di Bagheria e della Sicilia. In bocca al lupo ancora. Nella sala è presente il vice sindaco di Santa Flavia d'Agostino, che evita di parlare perché ci stiamo andando per le lunghe, che ringraziamo per la sua presenza. Giovanni Marino, presidente del Consiglio Comunale San Giuseppe Iato. Buongiorno a tutti. Sempre un'emozione, devo dire rara ormai purtroppo, parlare davanti a una sala così gremita di gente. Questo penso possa essere già un primo risultato di cui Filippo possa vantarsi. Oggi in Sicilia, lo dicevano poco fa chi mi ha preceduto, abbiamo bisogno di rifondare la Sicilia, abbiamo bisogno di rifondare la politica.
perché la politica non è altro che il governo della cosa pubblica, e se non c'è la politica c'è l'anarchia, c'è la legge del forte, c'è la legge del più forte, ma non ci sono regole e soprattutto vengono calpestati, offesi i diritti di chi rimane indietro, di chi ha più bisogno. Filippo è garanzia, e tutti voi che lo conoscete sapete, di essere una persona che sta in mezzo alla gente, di capirne i problemi e cercare di dare risposte vere. Spesso molti dicono dare le risposte significa fare clientela, fare dei favori. Oggi, per fortuna, in Sicilia non c'è più lo spazio per fare questo. Abbiamo bisogno di una politica buona per ridare speranza soprattutto a quei giovani, miei coetanei, che oggi lasciano la nostra terra per andare a cercare la garanzia e la certezza di un domani fuori. Filippo, io ti conosco da più di 10 anni, abbiamo fatto tanta strada insieme. Ho scelto di sostenerti perché ritengo che questo potesse essere lo sbocco e lo sfocio naturale di un percorso. Ma il nostro percorso inizia il 6 novembre, continuando ad essere tra la gente, continuando ad essere nei territori per ascoltarne le necessità e comprenderne i problemi. Oggi da qui parte la sfida alla mala politica e soprattutto a chi pensa che noi siamo qua per un interesse proprio, quando invece le loro amministrazioni, le loro realtà stanno dimostrando solamente l'incompetenza e lo sfacelo che è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo bisogno di politica, abbiamo bisogno di gente seria, onesta e preparata. Filippo, tu lo sei, il 6 novembre saremo ancora qui accanto a te per rappresentare e dare dignità alla classe politica siciliana. Grazie. Alberto Cangelosi, consigliere comunale di Marineo. Buongiorno a tutti, io come Giovanni conosco Filippo da molto più di 10 anni, e con lui abbiamo fatto tante battaglie insieme nel territorio, nel sociale, con l'associazionismo, e Filippo è stata la persona che è la persona ora che è in grado di unire tutte queste persone, tutti questi moderati con unici valori e ideali per portare le esigenze alla regione. Ora, caro Filippo, molte volte in questi anni ci siamo interrogati, abbiamo dibattuto sul fatto che probabilmente fare politica, per chi pensa che fare politica è il ritorno personale, questo è il peggiore momento, perché non c'è niente, ma questo è stato per noi un punto di forza, perché abbiamo lavorato al di là delle istituzioni, chi è consigliere, assessore o sindaco, abbiamo lavorato con l'associazionismo e ci siamo sempre sbracciati e ci siamo fatti da noi, sempre è stato così, abbiamo girato dal territorio, abbiamo fatto chilometri. E sono sicuro, Filippo, che noi dobbiamo dare le risposte ai giovani che invece se ne vanno, e dobbiamo fare capire che la politica deve dare ai giovani le possibilità, le proposte per crearsi il lavoro qui in Sicilia, perché ci sono le possibilità. E diamo le possibilità nel tuo staff, Filippo, nella tua segreteria, di fare uno staff di tecnici preparati e sicuramente competenti e con i titoli per sfruttare tutti i bandi europei, i fondi europei che ci sono, e questo è sicuramente possibilità di fare capire ai giovani che non è la strada più facile quella di andarsene, ma rimanere qui in Sicilia, inventarsi il lavoro e sbracciarsi. Un'ultima cosa e concludo. Quello che sto vedendo in questa campagna elettorale, personalmente a Marineo e nei dintorni di Marineo, nei paesi limitrofi a Marineo, che si sta creando una fitta rete. Io giro per le case, e non è facile oggi girare per le case, molta gente ti butta fuori,
perché i politici che abbiamo avuto fino ad ora si fanno buttare fuori, come diceva Tomasello, neanche offrono più il caffè, anzi si girano. E giro per le case e le persone vogliono essere ascoltate, si deve creare dialogo, e molte volte quando giro, quando sto per uscire il facsimile, mi dicono: ma io già lo conosco a questa persona. No, me lo conosci, lo conosco perché c'è una fitta rete nei paesi limitrofi di persone che presentano il candidato Tripoli e che a cui le persone ispira fiducia. E quindi questa rete, Filippo, non la dobbiamo disperdere assolutamente, questo è importante, perché il 5 novembre non è sicuramente un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, perché deve nascere e crescere la classe politica dirigente per i prossimi 20 anni in Sicilia. Filippo, mi raccomando, questo è un compito molto difficile. Grazie a te. Ultimo intervento prima di dare poi la parola a Filippo, l'abbiamo declinata una donna, un consigliere comunale di Bagheria, Maddalena Perla, prego. Buongiorno a tutti, non è facile concludere dopo queste bellissime parole che sono state dette per Filippo. Filippo, dal cuore ti dico che ho grande stima di te, ti ho conosciuto in aula consiliare, eravamo tu in opposizione, io in maggioranza, ma ti apprezzavo per quello che sei, per la tua forza, per il tuo carattere, per la tua umiltà. Tu sei per la gente e tra la gente, e così devi continuare ad essere. Ti stimo tantissimo, anche Massimo, tu lo sai. Abbiamo fatto con te un intergruppo, abbiamo lavorato bene. Lavoriamo per difendere ciò che ci sembra giusto e non ciò e non quello che noi riteniamo utile per il nostro tornaconto. Tu lo sai, non ho molta esperienza in campo politico, però avrete come esempio una grande persona, un grande politico. È stato detto che sei un grande cavallo di razza ed è vero. Io ti auguro con tutto il cuore e ci auguriamo con tutto il cuore che tu veramente sia la punta di diamante dell'ARS, perché lo meriti, perché sono convinta che rappresenterai Bagheria e la Sicilia in maniera degna e che farai quello che è giusto per tutti noi. Grazie Filippo. Grazie Maddalena. Diamo subito la parola a Filippo o facciamo una breve presentazione? Non vale la pena, lo conosciamo tutti. Vieni da lì. Tantissima gente, vedo anche che c'è gente fuori, che mi piacerebbe, se possibile, farla entrare, perché c'è gente nei corridoi all'ingresso. Io vi ringrazio, siete veramente numerosi. La mia prima preoccupazione quando abbiamo organizzato questo evento, questa apertura, questo incontro con tanti amici, era: ma riusciamo a portare la gente in un momento in cui la gente è realmente stanca per tutti i problemi che ognuno di noi vive quotidianamente? Obiettivamente vedervi così numerosi, presenti, e soprattutto darmi tutto questo affetto e ricevere tutto questo affetto mi riempie di orgoglio. Oggi per noi, non per me, per noi è una giornata importante, perché ci presentiamo agli elettori siciliani, in particolare alla provincia di Palermo, come rappresentanti di una società e rappresentanti di una storia. Molti amici nostri oggi non sono presenti, ma condividono con noi un percorso che negli anni è stato virtuoso. Oggi abbiamo una Sicilia povera, con i ragazzi della mia generazione che vanno via per trovare un lavoro,
con 8.000 dipendenti della formazione in mezzo ad una strada, con le opere pubbliche bloccate, quando negli anni passati, l'altro ieri ho incontrato il presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, dal 2001 al 2007 sono stati spesi 290 milioni di euro per opere pubbliche. Nel periodo che va dal 2008 al 2017 soltanto 89 milioni. Dal 2001 al 2007 i fondi della Comunità Europea sono stati spesi per il 100%, tant'è che la regione siciliana aveva ricevuto una premialità. I fondi della Comunità Europea oggi tornano indietro. Questo che significa? Significa che la Sicilia si è impoverita, significa che la classe dirigente che ci ha rappresentato fino ad oggi non è stata all'altezza del compito che i cittadini gli hanno assegnato. Noi viviamo in una Sicilia dove è come se fossimo dentro una tenaglia. Tra un lato c'è la mafia, che sappiamo che cos'è, che ci fa schifo e che ha distrutto comunque un territorio siciliano, ma dall'altro lato abbiamo avuto in questi anni un'antimafia parolaia che altrettanto ha distrutto la Sicilia, perché sulle carriere dell'antimafia, sulla strada dell'antimafia parolaia sono stati distrutti percorsi di sviluppo soltanto per tornaconti personali. La nostra antimafia è l'antimafia di Rosario Livatino, di un magistrato della provincia di Agrigento che ha combattuto realmente la mafia a rischio della propria vita. La nostra antimafia è l'antimafia di Falcone e Borsellino, ma non è sicuramente l'antimafia di chi, utilizzando le leve del potere, ha impoverito la nostra comunità col ricatto. Perché nasce la nostra candidatura? La nostra candidatura, non la candidatura di Filippo, perché la candidatura di Filippo sarebbe riduttiva. Portare soltanto Filippo Tripoli all'Assemblea regionale sarebbe riduttivo. La mia è la rappresentanza di una comunità che oggi e in questi anni non è stata più rappresentata. La mia è la rappresentanza di una comunità che ritiene che la politica può creare opportunità di lavoro. La mia è la rappresentanza di una comunità che la mattina, quando si alza la mattina e va a lavorare, guarda i propri figli negli occhi e con dignità ritorna alle 5, alle 6 del pomeriggio sperando di aver portato un pezzo di pane a casa. Non rappresentiamo poteri forti, non rappresentiamo lobby di interesse, rappresentiamo i cittadini. Qui in questa sala non è soltanto rappresentata a Bagheria, in questa sala ci sono amici che vengono da tutta la provincia di Palermo, non li cito ad uno perché probabilmente dimenticherei qualcuno. Amici che in questi anni con sacrifici hanno cercato di rappresentare il proprio territorio, ma non hanno avuto un gruppo affidabile che potesse diventare il finale di un ragionamento politico all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Oggi la nostra candidatura serve a questo, la nostra candidatura serve con umiltà per poter dire un domani ai miei figli, io ho due figli, uno di 4 e 6 mesi, che fra 10 anni, quando diventeranno grandi, mi guarderanno negli occhi e mi diranno: papà, hai fatto qualcosa per questa terra, nel luogo di lavoro, in politica, nel sociale, in famiglia. E non vedere i miei figli che fra 10 anni scappano dalla propria terra, delusi e non tornare più. Oggi viviamo questo, 60.000 residenti palermitani negli ultimi 3 anni sono andati via dalla città di Palermo, 11.000 giovani negli ultimi 2 anni sono andati via dalla Sicilia perché non ci sono state opportunità di lavoro. Noi abbiamo il dovere di organizzare la speranza e di dire ai nostri amici: andate a votare, perché noi, non Filippo, noi ce la metteremo tutta affinché cambi la situazione siciliana. La Sicilia è la terra più bella del mondo, io ho girato la Sicilia in lungo e largo, ho girato tutti gli 82 comuni della provincia di Palermo in lungo e largo, vi assicuro che è una terra fantastica e vi assicuro che ci sono tanti ragazzi che investono sul proprio territorio, nel campo agricolo, nel campo turistico, con la propria attività.
e questi devono diventare il nostro punto di riferimento, con un occhio attento a chi è andato fuori dalla Sicilia. Noi in questa campagna elettorale che abbiamo fatta, a differenza di altri, non abbiamo promesso potere e neanche l'abbiamo ricercato. Non siamo né aspiranti assessori né aspiranti presidenti della regione, siamo soltanto cittadini. Siamo cittadini come voi, che non hanno bisogno del potere per prendere il voto, ma guardano negli occhi ad ognuno di voi. Io ho cercato in questi giorni, insieme a tanti amici, alcuni hanno già parlato, altri mi collaborano in questa lunga campagna elettorale, di guardare negli occhi a ognuno di voi, sentire le vostre esigenze, ascoltarvi, sentire che cos'è veramente quello che ha la Sicilia di bisogno. E l'impegno che noi prendiamo è portarlo all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Già da consigliere comunale noi qualcosa l'abbiamo fatto. Io parlo del territorio della nostra comunità limitrofa, ma coinvolge ovviamente tutta la provincia di Palermo. Noi abbiamo un territorio e abbiamo avuto una regione che ha distrutto il sistema sanitario, ha chiuso centri sanitari importanti nei paesi della provincia per questa famosa spending review, lasciando da soli cittadini che hanno bisogno di un'assistenza sanitaria. Noi nel nostro territorio non abbiamo un presidio territoriale di assistenza adeguato, soltanto perché la politica non si è voluta occupare di questa situazione, perché hanno pensato ad altro. Noi in questi 2 anni abbiamo sentito parlare tante persone, per esempio sul tema dell'abusivismo edilizio, soltanto in modo, come dire, elettorale, senza che nessuno abbia mai affrontato la situazione così com'è. La politica ha l'obbligo, il dovere di vedere la realtà così come si presenta e all'interno della legge di poterla risolvere. Su questi temi, la sanità, l'abusivismo, non bisogna fare demagogia. Non bisogna fare demagogia come ha fatto il Movimento 5 Stelle, che in questi 3 anni ha utilizzato la vicenda dell'abusivismo soltanto per cavalcare l'onda mediatica, quando poi ci siamo resi conto che invece loro col potere volevano risolversi i loro problemi e non quelli di tutta una comunità. Ma neanche ci sentiamo rappresentati da quella parte di sinistra radicale che sull'abusivismo ha soltanto un approccio ideologico. Ci sono tanti padri di famiglia in Sicilia che con difficoltà hanno costruito una casa, seppur andando contro la legge. Noi non possiamo dire ai cittadini: vi diamo il reddito di cittadinanza e poi buttiamo a terra la casa, che è l'unico centro fondamentale dove si costituisce la famiglia e dove si sta la sera assieme. Noi dobbiamo, attraverso la legge, e questo la regione lo può fare e soprattutto il governo nazionale, affrontare la realtà così come si presenta, dare la possibilità ai cittadini di rimettersi all'interno di un alveo della legge, e dall'indomani chi sbaglia paga, ma evitare un populismo demagogico soltanto perché Crocetta se ne va all'arena e deve soltanto cavalcare l'onda, fregandosene dei problemi dei siciliani. Noi in questi 5 anni abbiamo assistito a Crocetta e a tanti altri che hanno parlato di abolizione delle province, perché era uno sperpero di denaro pubblico, perché costavano troppo, perché dovevamo risparmiare. Fatevi un giro, e chi viene dai paesi lo sa, tra le strade provinciali e vedete il degrado. Ci sono paesi che sono sostanzialmente abbandonati perché le strade provinciali non sono, ovviamente, non hanno avuto alcuna manutenzione. Oggi ci ritroviamo a distanza di 5 anni con le province sempre esistenti e con un tessuto provinciale completamente distrutto. Io credo che questa non sia buona politica, questa è utilizzare la politica soltanto per fini personali e per fare audience. La politica è una cosa seria, a me e a tanti di noi, tanti amici ce l'hanno insegnato. Noi speriamo e cercheremo in tutti i modi di raccogliere un testimone del buon governo e soprattutto di avere una moralità personale che non ci può dare nessuno, che non ci può dare la legge, perché è una moralità che uno o l'ha o non l'ha, e di portarla all'interno delle istituzioni. Come può cambiare, come può invertire la rotta e termino? Non con l'individualismo. Io oggi non chiedo il voto a voi che siete amici miei, ma a tutti gli altri, e dovete scrivere Filippo Tripoli. Io dove che vado dico: se voi volete cambiare, credete in questa squadra composta da giovani e meno giovani,
che hanno una storia moderata, scrivete Tripoli, ma è come se stesse scrivendo il nome di ognuno di voi. Nel mio facsimile c'è un numero di telefono che è quello mio, non ne ho altri. Dall'indomani non scappo, abito a Bagheria, giro la provincia, gli amici che ci stanno sostenendo non scappano, siamo qui. Sicuramente non staccheremo il telefono. Se voi volete diventare partecipi di un cambiamento, allora votate per noi. Se invece si vuole continuare ad andare dietro ad una politica che in questi anni non ha dato alcuna risposta, noi non siamo la soluzione, perché noi oggi non siamo nelle condizioni di promettere posti di lavoro, non siamo nelle condizioni di utilizzare leve del potere che non abbiamo. Noi ci mettiamo la faccia, ci mettiamo il nostro lavorare quotidiano, che facciamo da lavoratori ma che facciamo anche da impegnati in politica. Noi non vogliamo utilizzare la politica come una scala mobile per elevarci dal punto di vista sociale. Noi vogliamo utilizzare la politica per poter dire un domani ai nostri cittadini: abbiamo fatto qualcosa. Qualcuno diceva che la politica è la più alta forma di carità, è un servizio che si dà alla collettività. Dobbiamo rivedere la politica in questo modo. Non possiamo rivederla con altri strumenti, non la possiamo rivedere con altre logiche. E oggi che c'è un forte astensionismo, ad ognuno di voi dico: la soluzione non può essere il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo il Movimento 5 Stelle a Bagheria. Probabilmente molti di noi hanno votato il Movimento 5 Stelle, convinti che bisognava dare una svolta, perché dovevamo provare ragazzi che erano scollegati da qualsiasi logica. Sappiamo quali sono i risultati. Abbiamo provato la sinistra e sappiamo quali sono i risultati. Noi abbiamo bisogno di un governo moderato, di centrodestra, che in passato ha saputo governare, ma perché non lo dico io, sono i dati, i numeri. Noi ci inseriamo in questo contesto, siamo candidati in una lista civica, in una lista moderata, dove noi siamo sempre stati, in una lista che rappresenta gli ideali del cattolicesimo liberale. Noi siamo quelli che difenderemo la famiglia. La famiglia, che è la cellula fondamentale della società e che qualcuno, come ha fatto Crocetta, ha voluto distruggere, eliminando qualsiasi tutela e qualsiasi forma di assistenza alle famiglie che sono in difficoltà. Se noi pensiamo per un attimo che non ci sono politiche serie a tutela della famiglia, ci rendiamo conto quanto questo governo sia lontano dalla nostra visione. La famiglia ci ha insegnato che la cellula fondamentale della società, che uno la sera ritorna e sa che nonostante le difficoltà economiche, le difficoltà lavorative, gli imprevisti del lavoro, torna a casa e trova una famiglia, torna a casa e trova la sua casa, trova i suoi affetti. E queste tutele noi vogliamo garantire, ma con i fatti, non a parole. Per questo non può essere un governo di centrosinistra, ma non può essere neanche un governo pentastellato, che ha dimostrato tutti i suoi limiti. Noi con la nostra candidatura, e per questo vi ringrazio perché siete così numerosi, vogliamo rimettere assieme un mondo che in questi anni, soprattutto dal 2011, dal 2009 in poi, si è trovato smarrito e non ha trovato riferimenti. Noi vogliamo creare questo e per questo vi chiediamo il voto. Si voterà il 5 novembre. Musumeci è il nostro candidato presidente perché ritengo che sia tra tutti una persona più seria, perché la sua storia lo dimostra, nonostante viene da un'area di destra diversa dalla nostra, però credo che possa essere un buon presidente della regione. Io vi chiedo soltanto in questi ultimi 12 giorni di campagna elettorale di fare uno sforzo in più. Noi abbiamo il dovere di intanto convincere i nostri familiari e dire cortesemente, qualora lo dovessero ritenere opportuno, di andare a votare e di contattare ognuno di noi gli amici più vicini, i parenti, gli amici di lavoro, i colleghi di lavoro, di andare a votare ed esprimere una preferenza per noi. Perché guardate, oggi io mi ritrovo così come nel 2006. Io nel 2006 mi sono candidato al Consiglio Comunale di Bagheria, avevo 25 anni e sempre insieme a un gruppo di ragazzi abbiamo deciso di fare questa candidatura. E tutti ci dicevano: una vita unire. Farete i portatori di voti, qualcuno si ricorderà di voi, voi state facendo soltanto una candidatura di servizio. Poi finì che noi abbiamo vinto, siamo stati eletti in Consiglio Comunale e abbiamo continuato a fare politica. Oggi, nel 2017, con una candidatura più importante che quella per le regionali, qualcuno ci dice:
ma non avete dove andare, combattete contro i mulini al vento, ci sono deputati uscenti che sono forti. Io vi assicuro che noi il 6 novembre ci prenderemo una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione! Una bella soddisfazione perché chi c'è stato sino adesso non è stato in grado di rappresentarci. Una bella soddisfazione perché noi siamo 365 giorni l'anno per strada. Una bella soddisfazione perché siamo giovani ma non siamo stupidi. Una bella soddisfazione perché non promettiamo luoghi di potere ma parliamo di programmi. Una bella soddisfazione perché a ognuno di voi io non ho promesso un posto di lavoro ma ho promesso un'occasione di sviluppo. Una bella soddisfazione perché siamo noi, siamo questi. E questi il 6 novembre entreremo dentro l'Assemblea regionale siciliana. Quindi grazie a tutti.